Benvenuti alle tenute d'Onghia. Siamo a Gioia del Colle, in un'azienda biologica certificata, in un'azienda che fornisce ospitalità rurale e una grande varietà di esperienze. I nostri ospiti infatti possono godere di esperienze effettivamente a contatto con la natura, possono raccogliere frutta dei nostri alberi. Qui siamo in uno dei nostri ciliegeti biologici, produciamo Ferrovia, una varietà molto sensibile, molto difficile da produrre e per questo anche molto pregiata. Da noi quindi potrete fruire di un turismo esperienziale a due passi anche dalle grandi bellezze dell'UNESCO che la nostra regione offre, come i Trulli di Alberobello o i Sassi di Matera. Oggi ci troviamo a Gioia del Colle, le tenute d'Onghia, questa azienda agricola biologica, proponendo due piatti, lo starter, antipasto, e il dessert. Lo starter è composto dallo scampo maturato nell'olio extravergine per 6 ore, quindi semi crudo, con la stracciatella di Andria, la riduzione al primitivo di manduria con le erbe medicinali, all'oro, e poi la chicca, quindi la protagonista, è la ciliegia, la nostra ciliegia passionale pugliese, arrostita, sauté, la cottura in padella antiaderente. Per il dessert ho creato in fondina questa ganache, questo fondant alle fave di cacao amare con un cookie sempre al cioccolato con le gocce di cacao extra dark e questa riduzione al latte e tabacco salentino ridotto del 60% con zucchero di canna. Mentre per quanto riguarda la ciliegia, che è la protagonista incontrastata di questo dessert, l'ho proposta con un guazzetto fatto a bagnomaria e ricavato il succo a bassa temperatura, molto delicato, da irrorare al momento davanti al cliente. In abbinamento ai piatti di Chef Gigi Rana non potevamo che scegliere un rosato, cantine Polvanera, Gioia del Colle, dal momento che siamo nel loro territorio. Che dire di questo vino? È un vino morbido, dal gusto rotondo, ma allo stesso tempo ha le sue astringenze e quindi crea un ossimoro di quelli d'ardua descrizione ma assolutamente esplosivi nel palato. Che altro dire se non augurarvi una buona bevuta con gli amici di Tenute d'Onghia.